Mister, è arrivato alla fine in pieno recupero su calcio di rigore, ma è un pareggio al termine di una partita spettacolare con tutti coloro che hai messo in campo che hanno dato il massimo. Sì, sotto l'aspetto di chi è venuto a vedere la partita è stata una grande partita, bella. Io sono strafelice di averla raggiunta alla fine perché noi veniamo da, ma non per piangeria, da 15 giorni dove abbiamo dovuto combattere col Covid e avevamo 6 giocatori fuori, di cui ho portato Massetti e Pesce in panchina, che, tra cui Pesce non era utilizzabile, ma Andrea era un rischio farlo entrare e quindi lo ringrazio perché è entrato e ha cercato di dare un contributo. E siamo contenti, abbiamo fatto degli errori sui gol presi, il primo tempo siamo stati molto spesso bassi e gli abbiamo concesso al loro trequartista di stare solo. Però poi il secondo tempo la squadra ha messo grande voglia, grande determinazione, ha cercato di recuperare il risultato, abbiamo fatto 2-2 e mi sono arrabbiato molto perché abbiamo preso un 3-2 da Fessi, perché abbiamo perso palla in attacco, abbiamo preso contropiede, abbiamo preso gol, però poi la squadra non ha mollato di un centimetro, è andata a cercarsi il gol del pareggio e secondo me l'ha ottenuto meritatamente. Senza entrare nei particolari, piano piano adesso la situazione dovrebbe solo migliorare con il fatto che puoi recuperare un po' tutti gli effettivi. Ma per forza, adesso piano piano si stanno negativizzando i ragazzi, anche lo staff, perché qualcuno anche dello staff, ma non è quello, abbiamo subito 15 giorni dove ti sei allenato in maniera precaria, durante il campionato purtroppo si vede la differenza di chi si allena tutti i giorni con continuità e chi non si può allenare, però questo non è per accampare scuse, oggi l'abbiamo affrontato con la massima determinazione, con la massima forza che avevamo oggi. E sono contento perché ho detto ai ragazzi che sono contento, dobbiamo analizzare i gol presi e gli errori che abbiamo fatto, però quando fai questi tipi di partite nella situazione in cui siamo noi dobbiamo andare a casa molto felici e pensare già a martedì a preparare la prossima e fare una settimana normale. È un po' tanto rammarico perché al di là dell'ultimo episodio che puntualmente in queste ultime partite ci condannano sempre, però la squadra ha disputato una partita strepitosa, un primo tempo meraviglioso dove magari si è commesso un errore del gol, abbiamo avuto tante occasioni magari per chiudere la partita, però la squadra è andata in campo concentrata, cattiva e penso che avrebbe meritato sicuramente questa vittoria. La dinamica dell'episodio mi porta a pensare se una palla, loro hanno sbagliato a calciare la palla, quindi è arrivata a mezza altezza, come può, cioè anche se la prende con le mani c'è sempre il corpo davanti, mi sembra un po' difficile, a noi sicuramente non ce lo davano, questo è certo, però rimane il rammarico perché detto, i ragazzi l'avevano meritata sul campo questa vittoria, disputando una grandissima partita, quelli che hanno giocato dall'inizio, quelli che sono entrati con tanto sacrificio, con tanta voglia, quindi dispiace soprattutto per questo, però noi andiamo avanti per la nostra strada sapendo che stiamo facendo delle buone cose, in questo momento non ci dice tanto bene, però io penso che questa sia la strada giusta e dobbiamo continuare così.